Abbiamo realizzato oggi, organizzato e realizzato oggi con l'Università Politecnica delle Marche questo convegno che ha proprio come focus la violenza che viene perpetrata nei confronti delle donne attraverso gli strumenti informatici e attraverso il web, che ovviamente è, come dire, un settore, un continuum della violenza di genere che le donne subiscono all'interno e anche all'esterno delle relazioni di intimità. Sarà importante perché il focus volgerà proprio sia su quelli che sono i sistemi di sostegno e tutela delle donne, ma anche di conoscenza sia degli strumenti giuridici, ma anche di quelli che sono appunto i dati tecnici informatici che servono per sostenere le donne. È importante farlo in questo contesto perché per sottolineare anche quanto poi però poi questi strumenti possano essere a sostegno delle donne vittime di violenza, come lo sportello virtuale che abbiamo creato e che è attivo appunto per le studentesse e le dipendenti dell'Università Politecnica delle Marche. La prova digitale nell'ambito appunto della denuncia per maltrattamenti è fondamentale perché proprio in questo convegno vogliamo cercare di far comprendere quanto la raccolta di tutte quelle che sono ad esempio le chat, foto, video, conversazioni che possono essere appunto attinenti alla denuncia che verrà fatta per maltrattamenti nei confronti di una donna, sono fondamentali per poter poi dare seguito sia alla denuncia sia a tutte le fasi che sicuramente porterà alla denuncia, quindi fino a una eventuale sia condanna e quindi processo ai danni della persona maltrattante. Questo è quello che vorremmo far comprendere oggi, soprattutto per la continua mancanza diciamo di responsabilità da parte di chi comunque in qualche modo subisce e non reperisce appunto prove che possano poi essere utili. Oggi mi occuperò in particolar modo del consenso che purtroppo spesso viene violato quando appunto trattiamo i delitti di violenza sessuale. Ciò avviene in molti più casi rispetto a quelli che si tende ad immaginare, perché ci sono molte ipotesi in cui in realtà il consenso è solo apparente, non è un consenso valido. Penso a tutte le persone che si trovano in uno stato di minorata difesa, per esempio per aver assunto sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti. E penso anche a tutti i casi di vittime giovanissime che incontrano dei partner magari online e si trovano a intrattenere delle vere e proprie relazioni virtuali che le portano in un vero vortice, magari a mandare delle foto che le ritraggono in atteggiamenti intimi, magari anche a prendere degli appuntamenti con persone che credono essere loro coetanee, quando in realtà sono delle persone adulte, sono delle persone che le usano semplicemente per soddisfare i propri interessi sessuali. Quindi il focus del mio intervento sarà innanzitutto cercare di capire quando c'è il consenso e quando non c'è, perché per avere un rapporto sessuale è richiesto un consenso, cioè non solo un no, è sempre un no, ma occorre un sì. E il sì deve essere valido, cioè deve essere prestato da una persona che in quel momento sta capendo cosa vuole fare, su per tutta la durata del rapporto, sulle modalità del rapporto stesso, e anche appunto in relazione a tutto ciò che è l'evoluzione del rapporto, della relazione, sia sentimentale che appunto sessuale. E poi vorrei appunto sottolineare quando la persona è giovane, quindi parliamo di infra 14 anni, il consenso, anche se c'è, viene considerato dalla legge e quindi ci troviamo anche a parlare del reato di atti sessuali con minorenni. E infine purtroppo mi vuole aggiungere una considerazione, che io mi occupo di reati ai danni delle fasce deboli a Rimini, non so se la situazione ancora sia diversa, però i reati di violenza sessuale e di maltrattamento purtroppo sono tantissimi, le vittime sono tutte giovani donne, credo che finché non si costruisce una vera e propria cultura di rispetto e la donna non viene considerata non per il genere, ma per quello che fa, quindi non va avanti per la meritocrazia, esattamente come succede per gli uomini, non si esce da questi consensi violati e da questa purtroppo grande mancanza di rispetto delle donne che ci porta ad assistere ogni giorno a reati gravi e anche a veri e propri femminicidi.